Vincenzo, tecnico del Verona di Maida per Interforze Città di Maida. Allora, Vincenzo, tu commentiamo un po' questo inizio campionato. Certamente due sconfitte che in attesa, sicuramente la sconfitta di Pianopoli, dove certamente forse con un po' più di fortuna potrete uscire con un pareggio. E poi domenica, come si stanno anche messo dall'allenatore Cortese, primo tempo se fosse stato in vantaggio di 1 o 2 reti, ci stavano tutti. Per il secondo invece avete un po' peccato, certamente forse di presunzione. Non ti seccare, io conosco bene l'ambiente, allora. Tu come la vedi? Tu so che sei uno new end, non un allenatore, però dire, sappiamo che è una piazza difficile, certamente non è facile mettere a posto l'allenatore, vuol dire diciamo, pubblico e tutti quanti, perché ognuno vuole fare l'allenatore, anche no, di Lavorare. forza, ecco. Ecco, dimmi tu come la interpreti. C'è da lavorare ancora tanto, i risultati non si vedono subito. Seminiamo adesso, poi vediamo più avanti di raccogliere. Ma i ragazzi un primo tempo me lo fanno bene, poi al secondo peccano veramente di presunzione, anche se la forza fisica non è che ce l'hanno, la condizione è quella che è. Diciamo ancora non sono adeguati a fare squadra. Bisogna stare un po' con i piedi per terra, Senti, perché domenica insomma, arrivate, si può dire quasi a un bivio. Diciamo, non è che l'ultima spiaggia, però certamente è una partita no, importantissima, ecco. campionato è lungo. Sì, però non è importantissima. Viene il capitano San Gregorio a giocare qua a Vienna, una partita insomma anche importante. Certamente viene anche da una sconfitta in casa contro il San Pietro, e perciò sicuramente utente Sì, avranno avvelenato avuto vorrà rifarsi, certamente, ecco. Però il Vienna certamente non può più sbagliare, ecco. No, Questo, noi no. ecco, tu che partita ti aspetti di domenica? Ecco. Noi aspettiamo una partita tranquilla. Dobbiamo giocare per giocare a pallone e cercare di vincere, soprattutto mettere dentro la palla, perché è quello che ci sta mancando nelle 2 partite che ci è mancato. Ripeto, con Pizzo anche primo tempo abbiamo avuto i complimenti anche dell'allenatore ospite. Cioè, se Sì, finiva sta, 2-3 non a 0, sì, non c'era niente da dire. Purtroppo non la mettiamo dentro. Non riusciamo a mettere dentro le occasioni che creiamo, anche se sono state 5-6 domenica. Poi nel secondo tempo ci siamo persi. Ci siamo persi, niente. Vediamo di raccoglierci, di riunirci e farci una bella Ma partita secondo me, domenica. scusa Vincenzo, quali sono i problemi di questo Vela? Sinceramente, cos'è che non va? Dovrebbero essere un po' più umili dentro il campo. Sono già arrivati, i ragazzini sono già arrivati. Fanno un tempo e il secondo niente. E questi Stanno nuovi poi ragazzi, iniziando a questi giovani che ci sono ragazzini, messi, sono proprio quelli che bene, che stanno ne salendo, sì. Ciao, c'ho 2,96 dentro, che sta inserendo adesso. Uno è Francesco Schillaci, che è un Sì. ottimo attaccante, bravino. Speriamo che venga servito bene. Speriamo di trovare un'identità di gioco, soprattutto perché ancora non c'è. Ma tu ti aspetti una squadra avversaria aggressiva domenica? Come Io le... Ma perché non li conosci? non li Ma conosco, io ti però so aspetti una che. partita... Ma non ce ne sono più squadrette da materasso in queste categorie. Basta che molli un poco qualsiasi squadra ti mette in Anche perché ti voglio difficoltà. dire, la squadra di San Gregorio è la squadra di giovani. L'ha detto anche lui. Sì, sì, sì. Arriva un po' di giovani perché erano 6 anni che non facevano una squadra, perciò è una squadra anche nuova, perciò certamente ancora non fa Sì, assestamento. sì, sì. Ma Sicuramente... anche noi siamo in squadra di assestamento. Ci sono parecchi ragazzini che stanno giocando. Speriamo che vadano bene. E si riprendono un pochettino, almeno di quel poco che creiamo, di raccogliere qualcosina. Senti, farò un pronostico. No, pronostici non ne faccio, sul campo poi. Allora, in bocca al Ho fatto il lupo. pronostico al 90° a Pianopoli, mi è bastato e mi è avanzato. Vincenzo, guarda, allora, in bocca al lupo, ci sentiamo, sono Grazie, Interforze, grazie. ok? Ciao. Ciao.